Per rivierasport.it siamo con mister Alfredo Bencardino. L'Imperia vince in rimonta 3-1 sulla Molassana. Che partita ha visto? Si aspettava questo risultato? Ma onestamente oggi la prima mezz'ora l'abbiamo interpretata bene. Siamo entrati in campo col piglio giusto, avevamo voglia di vincere e difatti palo clamoroso, una traversa clamorosa e altre due o tre parate del portiere bene, poi soprattutto l'intensità della prima mezz'ora, poi abbiamo preso questo gol e siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo pensato ecco lì siamo di nuovo lì a raccontare quello che non facciamo. Poi nel secondo tempo c'è stata la voglia, la reazione, anche se non bene come squadra, però sotto il profilo della voglia, dell'intensità, c'è stata di nuovo quella voglia di ribaltare il risultato. Poi una volta fatto l'1-1, sinceramente speravo prima di chiudere la partita, invece abbiamo dovuto aspettare fino alla fine. Però penso che il risultato sia giusto. Ecco mister, preso il gol al 26esimo minuto sulla prima azione della Molassana, vi siete un po' spenti, una sorta di blackout, sembrava un po' sì. La partita con la San Margheritese, diciamo. Sì, sicuramente ci sono venute, si vede in mente le cose non fatte bene contro la San Margheritese. Infatti tra il primo e il secondo tempo ho cercato negli spogliatoi di dire ai ragazzi che questa volta sì, c'ho da dire sul gol preso di nuovo. Abbiamo i tre difensori centrali che sono 1,85 m, ogni volta prendiamo gol di testa sulla prima azione, però non avevo tanto da dire alla squadra, nel senso che stava interpretando bene la partita. Poi, torno a ripetere, c'è stato questo blackout sul loro gol, sinceramente la squadra si è disunita e abbiamo trovato difficoltà. Un'ultima domanda, ancora una volta cambi coraggiosi, dentro Cugge per Pinna, per cercare di ribaltarla. Sì, anche sull'1-1 abbiamo cercato la vittoria e poi è venuta. Adesso il 3-1 sicuramente sembra un risultato netto, ma non è stata così, ci sono anche gli avversari. In casa troviamo un po' più di difficoltà, dobbiamo cercare di arrivare a capo e vedere di in casa di essere un po' più cattivi sotto porta, oppure siamo scesi 7-8 volte sulle fasce e abbiamo sbagliato sempre il cross decisivo, quello finale. Qua bisogna migliorare. Grazie mister. Grazie a voi.